parlare in un altro mio video. Ho deciso di portare mensilmente un video un pelino differente. Fatemi sapere se vi può interessare. Io il primo lo caricherò. Non so se farlo mensile oppure metterlo una volta al mese e fare un outfit di una settimana, 10 giorni. In poche parole, io cercherò, anziché mettere solamente una foto, cercherò di mettere, diciamo, un video dove ci sia l'outfit completo della settimana, cioè dove vi mostrerò praticamente come mi sono vestita, dalle scarpe al capospalla. E quindi saranno tanti video, tipo per esempio 7, quindi l'outfit di una settimana, in un unico video. Magari ne porterò per il momento uno al mese per vedere se come tipologia vi può piacere e vi può attirare. È un po', anziché un vlog, è un vlog incentrato nell'abbigliamento. Niente, io il primo ve lo proporrò, spero che vi piaccia e quindi vi faccio vedere l'outfit di oggi. Ed eccomi qua. Allora, oggi indosso la scarpa, quella che vi ho fatto vedere, che ho acquistato anche in nero di Primadonna. E avevo preso in saldo col 50% e poi acquistando un secondo paio c'era lo sconto ulteriore del 30%. Quindi con 52-53 euro io ne ho acquistati due. Poi ho questo jeans che è un jeans molto vecchio di Bershka e ho questo maglioncino, questo cardigan che penso di avervi fatto vedere in un video acquisti con gli spacchetti laterali. Ho voluto mettere al di sopra questa cintura che vi ho detto che è di un vestitino di motivi per cercare di tenerlo un po' chiuso, poiché ho un body sotto, un body senza le maniche e il body è un body di Tezenis color carne. Lo zaino che indosso oggi è uno zaino, mi sembra delle Matilde, che avevo fatto personalizzare, o meglio, mio marito me l'aveva regalato forse 5 anni fa. 4 o 5 anni fa, praticamente in color cuoio con le mie iniziali in rosso e questa banda rossa con i laterali bianchi. Si può portare quindi a borsa o a zaino e si può anche chiudere. Adesso vi faccio vedere come, così vi faccio vedere anche il capospalla che indosso oggi. Lo zaino me lo sono voluta mettere sul davanti per cercare di farvelo vedere perché sennò non ve lo non riuscirei a far vedere. Quindi ha un moschettone, si chiude all'interno per restringerlo. Il capospalla che indosso oggi, poi ve lo faccio vedere addosso, è un capo dell'OVS over con l'interno tutto in pelo chiaro, e è molto caldo e quindi niente, ho voluto sdrammatizzare così. Tolgo lo zaino, mi indosso il capospalla e così ve lo faccio vedere al completo. E rieccomi qua. Questo è il capospalla, ha un effetto leggermente consumato in alcuni punti. Vi ho detto che ultimamente non amo strappi e queste cose qui, però li ho e quindi me li metto. Anche i jeans, non tendo adesso a comprarli strappati, però, questi sono anche tra l'altro molto comodi, molto morbidi, quindi continuo sempre ad utilizzarli. Niente, cambio l'inquadratura e vi saluto. Vi porterò una decina di giornate insieme e li monterò tutti insieme. E forse per il primo, appunto per la prima giornata, vi ho detto, appunto ci siamo rivisti per i saluti, ci siamo visti alla fine. Magari per gli altri outfit li monterò uno dietro l'altro senza stare a ripetere, ci vediamo per i saluti. Questo è il primo e quindi volevo spiegarmi bene, diciamo, come volevo improntare questa nuova tipologia di video. Spero che comunque vi piaccia e che vi possa far piacere. Se non fosse così, scrivetemelo pure sotto nei commenti. E niente, noi ci vediamo per il prossimo outfit, cioè per il secondo. Ciao a tutte!
E di nuovo ciao a tutte, oggi è martedì e sono pronta a farvi vedere il mio secondo outfit. Eccomi qua, questo è il mio secondo outfit, quello di martedì. Ho sempre il cardigan che avevo ieri, sotto ho questo vestito di Bershka grigio, ho messo sempre il cinturino, questo di un vestito di motivi. Gli stivali comodissimi di prima donna, prendo la borsa e il cardigan anche oggi, così vi faccio vedere l'outfit completo. Ed eccomi con l'outfit completo. Diciamo il capotino che ho sopra, un capotino al quale sono affezionatissima, mi piace da morire e mi sono pentita di non averlo acquistato anche nell'altra tonalità. L'avevo preso da Zara già 4-5 anni fa, riprende qua i colori del cardigan che ho sotto. È un verde salvia meraviglioso e poi ha disegnati questi camperos e un po' cowboy questo cardigan. Io lo amo da morire, non lo venderò mai, cioè è proprio uno di quegli acquisti dei quali non mi sono mai pentita. Tra tutti quelli che ho, questo è il mio preferito. Poi viene quello blu che non mi ricordo, ve l'ho fatto vedere senz'altro, in qualche outfit o lo vedrete tra poco in tre video uguali. Questa è sempre, la mia borsa, o meglio zainetto delle Matilde. Questo colore è inutile che vi dica che lo amo lo stesso. Basta, come accessori ho sempre le solite cose, quindi non ho nient'altro da farvi vedere. In questi giorni sto portando due bracciali di Gucci, questo con la piastrina e quest'altro, e poi sto portando questo di Tiffany con il cane. Basta, insomma, non ho da farvi vedere nient'altro. Ci vediamo per l'outfit di mercoledì. Ciao a tutte! Ciao a tutte, benvenute in un altro mio video, o meglio, nell'altra mia giornata di outfit. Oggi è mercoledì, non mi voglio dilungare e vi faccio vedere velocemente l'outfit mio di oggi. Vi lascio all'outfit. Ciao! Ecco l'outfit di oggi, non ci fate caso che spunta fuori questo, diciamo, cardigan mantella beige che ho anche in nero. E ho voluto mettere in beige perché una volta che tolgo questa giacca per dare un po' di colore a tutto il nero che ho messo oggi. Oggi mi sono voluta vestire così a strati perché questa, essendo allora un giubbotto, è molto caldo. È più una camicia che io utilizzo tipo giubbotto. La parte molto bella è che la prima, che ha tutte queste frange nelle maniche e nella parte di dietro della schiena, ed è la cosa che mi ha conquistato, a parte i colori, però di colori molto belli ce n'erano tanti altri. Il punto in più che aveva questa giacca erano proprio questa rifinitura con tutte queste frange. E, stavo dicendo, mi sono vestita a strati perché fuori c'è freddo e avendo messo tutta una base nera volevo dare un tocco di colore con questo beige che viene ripreso qua all'interno. Lo potrei bloccare sopra e quindi non far uscire tutte queste frange. Sono uscita in velocità, quindi insomma, non ho curato tantissimo i dettagli, però io comunque mi sento a mio agio, è caldissimo. Ho voluto prendere anche la sciarpa, adesso stacco e vi faccio vedere anche la borsa e la sciarpa. Allora, per quanto riguarda i pantaloni, ho voluto mettere sempre i leggings, quei jeans, diciamo, con due strappi di Tezenis neri. Io non ho freddo, quindi la gamba è nuda, non ho freddo per il momento nelle gambe. Poi ho gli stivali, quelli di prima donna, quelli con le frange, che ho anche in marrone. E basta, vi faccio vedere cosa ho, qual è la borsa, qual è la sciarpa, poi mi tolgo questa giacca per farvi vedere meglio questa mantellina. Rieccomi, allora la borsa è quella di Pomicacchi,
quindi quella in ecopelle con le frange, e poi la sciarpa, come potete vedere, è identica. Sempre nello stesso materiale, è caldissimo. A me non piace la lana sulla pelle, questa è morbidissima e lunga, quindi l'ho voluta prendere perché mi dà la possibilità di coprirmi di più, visto che non è un capo, diciamo, pesantissimo, però vi ripeto, è molto molto caldo. Quindi adesso oggi l'ho voluto abbinare su base nera, ma secondo me il meglio l'ho da abbinato con il grigio oppure con il beige, perché questa sfumatura qua, sì, i bottoni sono neri, però questa sfumatura qua dà più sul grigio antracite, quindi secondo me è più bello. Stacco e vi faccio vedere senza. Eccomi qua, vedete, non è proprio il capo adatto per quella giacca. Io questo ce l'ho anche nero e di motivi, avrà un paio d'anni. Si infilano le maniche e rimane tipo cappa. A me piace tantissimo. Ho voluto mettere questo perché sono a lavoro, quindi quando tolgo quello non voglio essere vestita tutta in nero, come vi ho già detto, anche se non sembra, perché sono spesso vestita di nero. Io non amo il total black, quindi mi piace. I colori, diciamo, che mi rappresentano di più sono, per esempio, i colori di martedì, della giornata di martedì. Però, insomma, ho voluto rendere meno triste l'outfit con questa cappa di questo bellissimo color miele. Vi faccio vedere la giacca senza questa cappa sotto perché rende veramente, veramente di più. Ecco, come potete vedere, è tutta un'altra cosa. Quindi per far sì che vesta meglio ha tra l'altro le due tasche laterali e oltre ad essere confortevole è anche leggermente elasticizzata. Come taglia questa è una M e per me è comodissima, è veramente comodissima e caldissima. Non mi piace l'idea di utilizzare questa a mo' di maglia con sopra il capospalla, perché per me è bello che si veda. Però se proprio ci sono delle giornate freddissime, si può utilizzare sopra una camicia, sopra un dolce vita e sopra il cappotto. Ovviamente il cappotto o nero o beige, insomma. Lo sapete, io sono fissata con gli abbinamenti, di conseguenza è un capo bello che se non viene, a parer mio, abbinato bene, può risultare un po' eccessivo. Niente, quindi questo è l'outfit di oggi e noi ci vediamo all'outfit di giovedì. Ciao a tutte! Ciao a tutte! Oggi è giovedì, quindi l'appuntamento dell'outfit di oggi. Sono vestita in maniera semplicissima, ma come vi ho detto, voglio condividere con voi l'outfit di un'intera settimana. Vi lascio all'outfit. L'unica cosa che vi faccio vedere, perché magari non si vede bene vedendo l'outfit, è l'unico accessorio diverso che ho oggi, che è il bracciale, che è un bracciale vecchissimo di Mia Bag, dovrebbe essere. E rimane sfilacciato apposta, ha tutti questi cuori dorati e l'antracite riprende esattamente l'antracite che mi vedete indosso. Niente, vi lascio all'outfit. Eccomi qui per l'outfit di giovedì. Ho un maglione antracite vecchissimo di Tezenis con questo pantalone in jeans sempre antracite dello stesso identico colore di forse Calzedonia. E poi ho questo cardigan di motivi che avrete già visto in diversi video. Amo le frange e lo state vedendo soprattutto ultimamente. E sotto un body sempre antracita, adesso non si nota tantissimo, vedo se di Zara, che ho preso anche a mia figlia, non mi ricordo quanto l'ho pagato, ve lo scriverò senz'altro qui, e c'era uno sconto forse del 20%, che poi dovrei avere gli scontrini buttati nella borsa.
Niente, l'accessorio di oggi è diverso, ve l'ho già fatto vedere nella intro, per il resto sono sempre le solite cose. Le scarpe, questi stivaletti meravigliosi che ho fatto bene a prendere in nero, che sono comodissimi. E poi mi metto il giaccone, il capospalla, la sciarpa e la borsa. Torno subito. Ed eccomi di nuovo, ho la sciarpa, questa morbidissima di Stradivarius. Il giaccone è uguale alla sciarpa e quello con le frange che vi ho fatto vedere, almeno penso che l'abbiate già visto, non so quando uscirà questo video. La mia solita borsa Pomi Khaki. L'unica pecca è le copelle, penso che la venderò comunque a breve. Fin quando è in buone condizioni non mi piace vendere le cose rovinate, perché le cose rovinate le getto e quindi presumo che me la sfrutto ancora un pochino e poi la vendo. E niente, noi ci vediamo prestissimo all'outfit, cioè domani all'outfit di venerdì. Ciao a tutte! Ciao a tutte, benvenute in un altro mio video outfit. Oggi è venerdì e prima di farvi vedere il mio outfit di oggi, condivido con voi questa rivista. Senz'altro il video lo vedrete che magari non sarà più disponibile, non so che uscite, presumo che sia una rivista mensile. Perché c'è scritto dicembre-gennaio 2021. All'interno l'ho voluta prendere perché c'è all'interno questo prodotto della BioPoint che è una limited edition, è uno shampoo ricco per la ricostruzione con la cheratina. Lo apro. Ok. E praticamente ha ancora il sigillo. Adesso lascerò le unghie. Mi sa, ho le unghie che sono non debolissime di più. Sono riuscita ad aprirlo. Sono 75 ml di prodotto. Se uno ha i capelli lunghi, mi durerà al massimo per 5-6 lavaggi. Il profumo è ottimo e il colore è bianco. Ma niente, lo proverò eventualmente se mi dovesse piacere, magari potrò anche acquistarlo. Ecco, uno ha la possibilità utilizzando questi prodotti di provarli. Per esempio, il prodotto che mi era uscito nella rivista che aveva consigliato Elisa mi era piaciuto tantissimo appena l'ho aperto. Fatemi sapere se anche a voi, se l'avete acquistato, è capitato, è diventato liquidissimo. Sembra proprio anche cercando di togliere l'eccesso dallo scovolino. Sembra diventato molto acquoso. All'inizio mi piaceva tanto, adesso spero che si secchi perché veramente mi impasta tutte le ciglia. Comunque non voglio dilungarmi perché questo è un video outfit. Vi faccio vedere l'outfit e così poi direttamente da lì ci saluteremo e ci vedremo per l'outfit di sabato. Ed eccomi qua. Oggi indosso, scusate, stavo muovendo tantissimo il telefono, indosso questo mio pantalone di Bershka grigio che si può fare il fiocco laterale a vita molto alta. Io adoro questo pantalone, so che mi ingrossa, ma mi piace da morire. E oggi l'ho voluto mettere con questo maglioncino che senz'altro avete visto in un video di questo montaggio, che è un maglione molto vecchio di Tezenis che ho voluto inserire un po' all'interno. Poi ho il body senza maniche di Zara, che potete reperire ancora ed è un body a costine. Poi le scarpe sono le scarpe quelle solite di H&M. E il calzino che fuoriesce rimane maculato, adesso non si vede tantissimo, non riesco a ingrandire di più, rimane maculato come il capottino che indosso oggi. Vi
Vi faccio vedere il capospalla e la borsa. E rieccomi. Allora, il capotino è appunto quello di oltre, dovrebbe essere di oltre, sì, maculato. La borsa è la borsa di Michael Kors, quella col logo. E gli orecchini che indosso oggi sono gli orecchini di Raspini, che amo, però sono molto molto delicati. Cioè, mi danno l'impressione che se schiacciate pochino, un po' praticamente si rientra all'interno l'argento. Questa è l'unica pecca, perché a me piacciono le cose robuste e solide, e questi sono tutto fuorché solidi. E il bracciale, sto muovendo tutto, di Mia Bag in jeans con tutti i cuori. E nient'altro, questi sono gli occhiali da lettura con i quali veramente mi trovo benissimo, considerando che li ho pagati pochissimo, sono super soddisfatta. E nient'altro, sempre lo stesso orologio, portando questo non porto il secondo orologio. E niente, ci vediamo ad un prossimo outfit, cioè a quello di sabato. Ciao a tutte. Ciao a tutte, benvenute per l'altro appuntamento dell'outfit di sabato. Allora, le uniche cose che vi faccio vedere da questa inquadratura sono i bracciali che ho oggi, e sono questo con la mia iniziale, adesso al contrario, e le perle, rimane elasticizzato. Questo sempre di perle, poi sempre il solito braccialetto, uno dei 50, l'orologio, questo di Tous, argento e con la perla, questo con tutti gli orsetti. E questo qui dei bamboli, dove c'è tutta la mia famiglia, la casa e il cuore. Gli anelli sono sempre gli stessi e da questa parte sempre gli stessi accessori. Per quanto riguarda gli orecchini, ho due perle, la piccola e la grande, e qua ho la perla, i due che tengo fissi d'oro giallo. Poi, come collana, ho questa collana in perle, dove appesi ho le bébé in oro bianco e la campanella Chantecler. Basta, non ho nient'altro, vi lascio l'outfit di oggi e poi vi saluto direttamente da lì. Eccomi qua. Allora, l'outfit di oggi è un jeans di Bershka grigio vecchissimo. Poi queste scarpe, anche queste le avete viste un sacco di volte, di prima donna. E poi il vestitino è un vestitino di H&M. Ogni volta esco dall'inquadratura quando mi guardo davanti, un vestitino di H&M grigio a pois bianchi. Adesso prendo, indosso il capospalla e la borsa, così poi ci salutiamo. Ed eccomi qua. Oggi mi sono vestita un po' leggera sotto, c'è molto freddo, però quando metto questo cappottino sotto non mi metto troppe cose perché mi sento altrimenti molto legata. È già un cappottino che ingrossa. Sì, oggi sono un po' leggerina con questo vestito, però vi dico la verità, questo cappotto è caldissimo. E il Teddy, non mi ricordo questo dove l'ho. Ah sì, questo è di motivi. Questo è di motivi. Quindi oggi, come potete vedere, ho lasciato sciolti i capelli, quindi non ho le mie solite treccine. Le scarpe ve le ho già fatte vedere. Vi faccio vedere la borsa. La borsa è questa solita di Michael Kors, che ho da tantissimo, è comodissima. E la metto normalmente ad incrocio perché sennò mi tende a cadere. E niente, noi ci vediamo per l'ultimo outfit, quello di domenica. Ah, come rossetto indosso quello che mi ha regalato mia figlia nel calendario dell'avvento, che è stato fatto da noi.
Ed è la, non la tinta nude, e neanche quella che sembrava dal pack proprio arancio, ma è bellissimo questo rossetto. Ho in mente di avvicinarmi, di vedere tutte le altre colorazioni, perché questi rossetti di Essence costano pochissimo e sono molto confortevoli. Sì, non sono non transfer come le tinte, e visto che adoperiamo la mascherina sarebbe più indicato, ma credetemi, è di una comodità estrema e per il costo che hanno valgono molto di più di altri rossetti che sono nominati, consigliati, costano tantissimo, ma sinceramente questi di Essence non sono da meno. Niente, noi ci vediamo all'ultimo outfit, quello di domenica. Ciao a tutte. Ciao a tutte, benvenute nell'ultimo mio video. Oggi è domenica e vi registro l'ultimo outfit. Come potete vedere, mi trovo in negozio anche se è domenica perché dovevo venire a prendere e a recuperare la mia poltrona trucco e quindi ne ho voluto approfittare per girare anche quest'ultimo video qua. Allora, mi vedete? Non ho ancora tolto niente perché sono appena entrata e ho ancora i capispalla indosso, quindi procederò al contrario nell'outfit, cioè mi toglierò le cose che ho addosso per farvi vedere il vestito che indosso e tutto il resto. Le uniche cose che vi faccio vedere sono, vabbè, come orecchini sono sempre i miei soliti orecchini, questo ogni tanto lo metto a destra e a sinistra, ma è sempre quello. No brand, acquistato a Bergamo nel centro commerciale Orio Center. E questi due sono in argento e li ho presi in un negozio, non mi ricordo, forse Franco Gioielli, comunque pagati una ventina di euro. E come forma sono simili a quelli raspini. Costano molto meno, però mi piace molto la forma. Li avrei preferiti più grandi, però comunque sia, sono carini. Per quanto riguarda i gioielli, ho praticamente il solito mio orologio, poi ho questo bracciale di Gucci con le due piastrine, questo di Gucci con questa piastrina che a qualcuna di voi è piaciuto. Poi ho questo di Tiffany dove c'è appeso il cagnolino, il mio solito uno dei 50 col cordoncino, l'orsacchiotto sempre di Raspini e quello dei bamboli dove c'è tutta la mia famiglia. Aspettate che è tutto bloccato. Praticamente si sta girando tutto, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Quindi c'è la casa, la mamma, i figli, il padre e il cuore. Basta, dall'altra parte ho sempre le solite cose, quindi è inutile che ve le faccia vedere. Come occhiali ho spesso questi che devo dire la verità, sono contentissima di averli acquistati, sono comodissimi, li ho pagati veramente poco. Niente, io adesso vi faccio vedere il mio ultimo outfit e ci vediamo dopo per chiudere questi outfit della settimana e salutarci. Vi lascio all'outfit. Eccomi qua, oggi sto incominciando al contrario, quindi vi sto già facendo vedere il capospalla che indosso e quindi ho anche la borsa. La borsa l'avete vista forse nel periodo della quarantena, quando avevo girato tutti quei video della mia collezione di borse e tra l'altro era piaciuta a una di voi che penso poi l'abbia acquistata, almeno mi ricordo che l'avesse acquistata. E poi sopra ho un poncho che è identico a quello che vi ho fatto vedere senz'altro in questi video outfit in color miele e con le frange ed è di motivi. Adesso levo questo, vi faccio vedere il mio solito capottino nero in neoprene ed eccomi qua. Questo è il capottino in neoprene che avreste visto già un'infinità di volte. E questo è quello che è all'interno grigio, e
non ho fatto i risvolti perché il grigio oggi non c'entra niente e niente, questo l'avevo preso lo stesso da motivi. Poi ho dei pantacollant perché, come vi ho detto, io non uso la calza intera e poi ho i miei soliti stivali, quelli con le frange di prima donna, comodissimi, veramente comodissimi. Adesso mi tolgo il capotino e vi faccio vedere cosa indosso sotto. Ed eccomi qua. Ho il maglioncino, quello sempre di motivi. Sembra che oggi sto sponsorizzando motivi. E niente, questo maglioncino, questo cardigan mi piace parecchio. Il vestitino che ho indosso è un vestitino, se non ricordo male, di Bershka, dove ci sono questi diversi colori. Ho voluto richiamare con la borsa il colore che predomina nel vestitino. Il vestitino ha la manica corta ed è alla manica a sbuffo. E niente, io ultimamente mi sto vestendo così un po' a strati e quindi, insomma, per non avere troppo caldo in alcuni momenti, però credetemi, qua è arrivato veramente il freddo. I capelli li ho un po' da pazza, li ho raccolti in alto e niente, noi ci vediamo adesso per i saluti e ricambio l'inquadratura. Ed eccomi qua. Il video della settimana dell'outfit termina. Io mi sono divertita a registrarlo. Spero che questa tipologia nuova vi possa intrattenere e vi possa piacere. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Se fosse così, potrei portarne uno al mese in maniera tale da non annoiare mettendone di più. Niente, noi ci vediamo prestissimo, cioè domani. Perché, come vi ho già detto, per dicembre sto cercando di portare fino al 25 un video al giorno. Credetemi, per quanto siano video con contenuti normalissimi, avendo altre cose, avendo io la giornata molto impegnata, è un po' complicato. Però lo sapete, io quando decido una cosa nel mio canale sono abituata a portarla a termine. Quindi fino al 25, se Dio vuole, vi porterò un video al giorno. E poi riprenderà la solita programmazione, cioè quella del martedì, del giovedì e del sabato. Niente, ciao a tutte, ci vediamo domani.